Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, appena finita la partita Pisa-Cittadella qui alla Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani, per risultato di 1-0 a favore del Pisa. Beh, il Pisa è sceso in campo oggi con l'idea giusta e la mentalità giusta. Io vorrei ricordare solo questo, che Cittadella per noi è una bestia nera, una bestia nera, e oggi abbiamo avuto la conferma. Comunque sia, un Pisa oggi veramente determinato a raggiungere e a conquistare la vittoria. E così è stato, una partita dura perché Cittadella una squadra fallosa, in primis, no? Si sa, ma rognosa. Comunque, perché anche se tatticamente e tecnicamente questa squadra è veramente poco, però ha dalla sua la corsa, e in ogni frangente si buttano sul pallone, e quindi viene da sé che diventa poi una situazione fallosa. E va bene, comunque sia, spezzettamenti di gioco veramente nel primo tempo, una cosa impressionante, e anche nel secondo. Poi vedremo che Freire verrà espulso per doppia ammonizione, sa fa Dio direi, e quindi poi Cittadella rimane in 10. Ma andiamo per gradi. Quindi un primo tempo dove il Pisa ha macinato tanto a centrocampo, bene anche Luca oggi, bravo, benissimo Sibilli, insomma tutti. E poi il nostro torre grosso, è chiaro, al 39esimo, quindi la sblocca, cavalcata di Birindelli sulla destra, e quindi prende, passa poi alla Siega, un bel cross teso e di testa torre grossa in sacca, è l'1-0. Quindi al 39esimo, al 40esimo del primo tempo, il Pisa la sblocca, io direi con merito abbondante, e quindi le squadre scendono dai spogliatoi su 1-0 per il Pisa. Nella ripresa, la ripresa dice poco, sì, un Cittadella che alla fine tenta di fare qualcosa, ma niente. Io direi che forse un tiro che il nostro Nicolas manda fuori, e poi niente di più, diciamo. Ci sono stata l'espulsione di Freire al 70esimo, il Cittadella alla fine comunque gli va dato merito, non si arrende e comunque crea lo stesso, ma arriva ai limiti e viene sistematicamente fermato da una forte difesa. Quindi come al solito Beruatto bene, Caracciolo, Le Verbes e Birindelli, io direi bravissimi. Poi ci sono state le sostituzioni, bene anche le sostituzioni direi. Puskas in un'occasione ha tenuto troppo la palla, ma deve scaricare prima, ecco, forse è l'unica cosa questa, che deve scaricare la palla prima. Se non riesce a tirare, scarica la palla, non te la tenere, insomma, ecco. Bene, io direi che alla fine una vittoria meritata e strameritata oggi per il Pisa, anche perché all'andata è stata una cosa, io me lo ricordo, una cosa veramente pazzesca, con quell'individuo di arbitro che si chiama Meraviglia. È stata una rovina, ci ha rovinato la partita, perché se no noi a Cittadella non perdevamo sicuramente, questo è il mio pensiero, eh. E comunque oggi ci siamo rifatti, bravi ragazzi, avete visto? Freire è stato espulso, era anche l'ora, era anche giusto, e quindi, ma secondo me c'era anche qualche altra cosa. Comunque siano, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. Comunque per noi un Cittadella veramente rognoso sotto ogni punto di vista, sempre è stato per noi la bestia nera, ma oggi direi che è stata domata dal nostro Torre Grossa al 39esimo. La bestia nera è stata domata. Bene, abbiamo preso 3 punti che ci volevano, siamo risaliti in testa alla classifica per poco, perché adesso, mentre io sto facendo il video, la Cremonese sta vincendo sulla SPAL. Io direi una SPAL imbarazzante, veramente sotto ogni punto di vista. Niente, comunque sia, va bene, dovesse andare così, non c'è problemi, siamo secondi, va benissimo così, a un punto siamo sempre tutti lì, quindi non è ancora deciso niente, non è compromesso niente. Noi poi avremo il Benevento, poi Brescia in casa, poi il Perugia fuori casa, e quindi poi il Como in casa, poi andremo a Lecce, a Via del Mare, e quella sarà la svolta secondo me, ma io l'avevo già detto. E poi dopo
incontreremo il Cosenza in casa e l'ultimo nella sciosciaria in quel di Frosinone. Quindi io, diciamo così, sono tranquillo, ecco, perché ragazzi oggi li ho visti concentrati e li ho visti bene. Al di là che c'è stato Hermansson, Berra e Benali che sono influenzati, quindi niente, non sono potuti scendere in campo, ma comunque la formazione, la squadra oggi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto Luca, bravo Lorenzo, un bel 7 oggi a Lorenzo, bene Sibili, ma tutti in generale, ripeto e concludo nella considerazione che per noi questa Cittadella è la bestia nera, ma io penso non solo per noi, anche per altre squadre. Bene, io dico questo, io vi ricordo lunedì, cioè domani alle 21.30 c'è la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, dove andremo a analizzare meglio la partita di Ascoli e il bellissimo risultato di oggi, una bella vittoria contro questo Cittadella. E niente, che dire più. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, pollice su, spollisciate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video sui social. Io vi ricordo che domani c'è la trasmissione, quindi numerosi a Noi Siamo Nerazzurri. Che dire più? Ragazzi, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!